Buonasera, io chiudo, chiude la mia città. Questo è il titolo della protesta nazionale del mondo del commercio e dell'artigianato svoltosi questa mattina. A Sanremo le associazioni di categoria si sono date appuntamento al Cinema Centrale, dove si è tenuto anche un collegamento con i vertici nazionali a Roma. La protesta ha voluto denunciare l'insostenibile situazione che le imprese stanno vivendo a causa dell'eccessiva pressione fiscale, del crollo dei consumi, delle difficoltà di accesso al credito e della burocrazia esasperante. I servizi. Presidente, partecipazione in massa oggi qui all'Assemblea Sanremo per questa mobilitazione che vuole essere anche un grido d'allarme. Grido d'allarme estremamente fondato, ripeto, determinato dai dati che oggi documenteremo. Abbiamo una percentuale di calo dei consumi del 5,4 in provincia di Imperia, più alti che in tutta la Liguria, e il clima di sfiducia delle nostre imprese. Questa tassazione, ripeto, che tra diretta e indiretta arriva oltre il 56%, insomma, credo che siano tutti elementi che danno il segnale vero di una difficile prosecuzione dell'attività delle nostre imprese. Siccome siamo alla vigilia delle elezioni politiche, abbiamo i candidati che abbiamo invitato. Vogliamo che prendano coscienza di questa situazione, ma soprattutto prendano impegni per quello che sono le attività legislative e chiunque governi, noi vorremmo confrontarci su temi concreti al di là delle bandiere perché vogliamo una ripresa del nostro paese, una ripresa delle aziende, una ripresa dei consumi e direi una miglior qualità di vita per cittadini, consumatori ed operatori. Anche perché le previsioni del 2013 non sono rose, insomma la crisi non è finita. Ma assolutamente no, il 2013 sarà peggio del 2012 per quello che riguarda gli indicatori ad oggi. Nonostante tutto continuiamo a combattere, ma ripeto, non possiamo farlo da soli, abbiamo bisogno che il potere legislativo finalmente capisca che ci vuole uno scatto. Bisogna ricostituire quello che era un po' lo spirito del dopoguerra, cioè tutti insieme tirarsi sulle maniche e la spending review farla veramente, non solamente schiacciando le imprese, ma tagliando veramente i costi amministrativi, la semplificazione che non è una parola vuota, i costi della politica. Esemplificativo il titolo, io chiudo, chiude quindi la mia città. Le nostre città, voi immaginatele senza nessuna attività commerciale, turistica, ricettiva, produttiva, artigianale, di Roma. Credo che il dato che dice che nelle oltre 100 città italiane si realizza la maggior parte del PIL e dell'occupazione sia estremamente esemplificativo. Quindi sono dati storici, statistici, ma credo che anche il buon senso comune prenda atto di quello che è la realtà. Presidente, una crisi che sta colpendo in maniera molto pesante anche il mondo dell'artigianato. Assolutamente sì, è una crisi che viene da lontano, che arriva dalle banche e sta colpendo in modo spropositato l'Italia produttiva, perché bisogna ricordarsi che l'Italia è formata e vive e si muove grazie a tante piccole imprese artigiane o comunque anche commercianti, ma imprese che lavorano, che investono e credono nelle loro capacità. Siamo in un paese che ci sta impantanando, l'apparato statale la possiamo paragonare a una zecca che si attacca alle aziende sane, attraverso la burocrazia gli drena, gli succhia tutto il sangue, tutta la capacità produttiva, chiedendogli addirittura di anticipare le imposte, le tasse, quando magari non riusciamo neanche a essere pagati dai clienti. A questo punto, quando ci si rivolge alle banche, che spesso, come abbiamo visto, hanno un rating aziendale più basso del nostro, sono aziende che stanno in piedi grazie a finanziamenti. Noi imprese artigiane siamo in piedi grazie alle nostre idee. Le banche addirittura negano il credito o applicano dei tassi che per un fido bancario si arriva a pagare il 12%. È una situazione vergognosa. Siamo qui a esprimere il nostro sdegno. Un'etichetta per distinguere le aziende che applicano criteri di tutela dell'ambiente. La consegna dell'importante riconoscimento è avvenuta questa mattina presso la Camera di Commercio ed Imperia e protagonisti sono stati i titolari delle aziende che seguono i parametri della cosiddetta Green Economy. Vediamo. Qual è dunque la vostra esperienza in questo campo?
Allora, noi comunque siamo una cooperativa che già opera sul territorio, noi facciamo escursioni nel nostro territorio. L'esperienza in particolare di questo corso organizzato dalla Green Economy è stata molto positiva, intanto per aver incontrato altri operatori del settore, quindi uno scambio di esperienze, e poi anche rispetto ai contenuti che insomma sono stati forniti dai docenti, molto interessante, perché direi personalmente la ritengo la sfida del futuro, quindi le aziende che optano in questa direzione sicuramente guardano avanti verso l'ambiente ma anche verso un business, perché è un modo di fare economia un po' diverso. Concretamente in cosa si traduce? Facciamo qualche esempio. Allora, noi siamo, come ripeto, nel nostro caso siamo già una cooperativa che fa questo, perché noi accompagniamo i turisti sul territorio, quindi abbiamo già fatto una scelta. Concretamente per le aziende che ho visto partecipare si tratta di fare scelte o nella filiera produttiva piuttosto che nel settore industriale in cui operano, che abbiano un'attenzione all'ambiente, quindi scelte che al momento magari possono sembrare dispendiose, perché comunque vanno fatti anche degli investimenti, però che a lunga durata vengono comunque ammortizzati nelle scelte che vengono fatte. Ecco, anche nell'ambito della ristorazione, insomma, si può inquadrare tutto questo, la green economy. Certo, si può inquadrare sotto varie forme, le filiere, ad esempio i contratti con i produttori direttamente, quindi le filiere corte, chilometro zero, e non solo, anche per quanto riguarda le locande, quindi la ricettività, e se non altro arrivare ai livelli europei che sono molto più avanti di noi, quindi portare a conoscenza anche della clientela un'economia verde che da noi è fatta, però deve essere certificata, ecco, in questo senso. Oltre all'aspetto ambientale c'è quindi anche una valorizzazione dei nostri prodotti e del nostro territorio. Ma sicuramente, io come bistro di paese, siamo già entrati con la Camera di Commercio in un progetto che tende a puntualizzare e a, diciamo, valorizzare i prodotti tipici del territorio, e in questo senso con la Green Economy vogliamo accentuarlo, vogliamo maggiormente approfondirci proprio sui prodotti tipici, quindi la differenziazione, come dicevo prima, il chilometro zero e le filiere corte, che per noi è molto importante dimostrare alla nostra clientela che i prodotti che noi utilizziamo sono prodotti locali. Ecco. La qualità per uscire dalla crisi? La qualità sicuramente, ma anche una questione proprio di economia verde, di attenzione a quello che è l'ambiente oggi come oggi. I titolari dei posti barca del nuovo bacino turistico di Imperia, riuniti in Assoporto, hanno espresso grande interesse per la nomina dell'ex direttore di Confindustria Giuseppe Argirò ad amministratore unico della Porto di Imperia Spa. Secondo Assoporto, la nomina di Argirò può essere infatti la base di partenza per la risoluzione dei vari problemi che incombono da tempo sul porto. Per i titolari dei posti barca, infatti, una soluzione esiste: si tratta di stabilire chi dovrà pagare per i misfatti compiuti, se i responsabili dei misfatti stessi o quelli che hanno creduto nel progetto ed hanno anticipato i soldi sufficienti per realizzarlo. Nei prossimi giorni a suo porto chiederà un incontro con il neo amministratore unico della SPA per comprendere il piano di intervento e le strategie che la società metterà in campo a breve sotto la nuova guida. Le stazioni ferroviarie cosiddette minori lungo la linea Ventimiglia Cuneo saranno attivate per 8 dei 16 treni che circolano nei giorni lavorativi. Le stazioni in questione sono quelle di Airole, Bevera, Olivetta San Michele. La notizia è arrivata dalla Regione, è stata infatti la Giunta regionale a deliberare di accollare le spese per il servizio all'ente di Via Fieschi. La soppressione delle fermate nella stazione della Varroia negli ultimi mesi è stata al centro di diverse proteste da parte della cittadinanza. La meteorologia in mare, e questo l'avevo previsto, sono i due libri del celebre meteorologo Paolo Corazon, che lo stesso autore ha presentato ad Imperia. La presentazione è stata ospitata in un locale di Calata Cuneo nel capoluogo. Vediamo. Buonasera, buonasera a tutti, serata splendida, città splendida, il mare poi è una mia passione, siamo qua a divertirci tra amici, presentiamo, sì è vero, due miei libri, questo non l'avevo previsto, e la meteorologia in mare, ma siamo qua sostanzialmente a festeggiare, una serata dedicata alla meteorologia, al tempo, la mia passione, quindi ho portato anche il bel tempo, tra l'altro è solo fortuna, nulla di più, però ci ammetteremo tutte perché sia bello anche nelle prossime giornate, in realtà mi sa di no, però noi ci ammetteremo comunque tutta. Di questi due libri ce n'è uno, questo non l'avevo previsto, si chiama, in cui racconto il mio percorso di meteorologo, quindi è un libro dedicato alla meteorologia, non è una mia autobiografia, anche perché chissà comprerebbe, è una biografia sì mia, però dedicata appunto alla
personaggio Corazzon come meteorologo, solo che me ne sono capitato un po' di tutti i colori, quindi la gran parte delle persone mi hanno conosciuto grazie a quello che Barbara D'Urso mi faceva fare in TV. È stata un'esperienza meravigliosa, nel libro ne parlo, ma se lo acquistate vedrete che si parlano di vari altri episodi più o meno divertenti di questo lungo percorso. Una vera passione che però appunto mi ha portato anche a fare cose un po' fuori dalle righe, quindi un nuovo tipo di meteorologia criticata da alcuni ma apprezzata da altri. Mi sono sempre divertito e anche lo scopo del libro è proprio quello di trasmettere questo entusiasmo, questo divertimento al lettore, quindi spero che se avrete modo di acquistarlo, di leggerlo, vi divertiate anche voi. E tra l'altro, visto che gli appassionati di meteorologia non sono così pochi, per fortuna, nel libro do anche qualche indicazione per diventare meteorologo, per rubarmi il lavoro, quindi chissà, magari qualcuno di voi un giorno sarà al posto mio a fare le previsioni del tempo, glielo auguro, è un lavoro meraviglioso. E da Corazzon un grande saluto agli amici di Imperia TV. Serie di controlli, passiamo così alla cronaca, serie di controlli su tutto il territorio della provincia di Imperia nel trascorso fine settimana da parte dei carabinieri. Diversi posti di blocco e le verifiche nei locali notturni che hanno portato all'arresto di un ladro ricercato e alla denuncia di 3 persone sorprese alla guida sotto l'effetto di droga e alcol. I particolari nel servizio. Nel trascorso fine settimana i carabinieri del Comando Provinciale di Imperia hanno effettuato una serie di controlli straordinari su tutto il territorio. I militari di Ventimiglia hanno arrestato un rumeno di 20 anni che deve scontare un anno di reclusione per un furto in abitazione commesso a Camporosso nell'aprile 2009. Il giovane è stato anche denunciato insieme a un italiano di 20 anni in quanto entrambi sono stati trovati in possesso di coltelli e attrezzi atti allo scasso. Un altro italiano è stato invece denunciato per ricettazione perché è in possesso di apparecchiature acustiche di amplificazione provento di furto. I carabinieri di Sanremo hanno invece denunciato a piede libero 2 moldavi di 18 e 19 anni trovati in possesso di alcuni cacciaviti di grosse dimensioni, un martello e un coltello. Sono state inoltre controllate 120 autovetture, levate 30 contravvenzioni al codice della strada. 3 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Complessivamente nel servizio si sono alternati più di 60 carabinieri che hanno effettuato 37 posti di controllo e verificato 300 persone. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai luoghi di aggregazione dei giovani o solitamente frequentati da pregiudicati. Una donna di 55 anni, Anita Talladira, cuoca di San Bartolomeo al Mare, è morta sabato scorso all'ospedale di Imperia in circostanze poco chiare ed ora il marito ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica. L'uomo Riccardo Di Falco, anche lui cuoco, giovedì scorso aveva portato la moglie in ospedale a seguito di un malore, ma a quanto pare i medici l'hanno rimandata a casa dicendo che si trattava di una semplice influenza. Il malore però non ha accennato a diminuire, l'uomo ha riportato la moglie in ospedale venerdì, anche su consiglio del medico di famiglia. Dopo alcune ore di attesa, Anita Talladira è stata ricoverata nel reparto di medicina, poi cardiologia, ma purtroppo nel giro di poche ore le sue condizioni si sono aggravate e ha dovuto essere trasferita in rianimazione, dove ha poi cessato di vivere. Il marito vuole ora capire se il decesso della moglie sia legato a responsabilità dei medici dell'ospedale di Imperia. Gli agenti della Polizia Provinciale di Imperia hanno multato un cacciatore dopo averlo sorpreso in una battuta di caccia al capriolo in una zona per la quale non era autorizzato. L'uomo è stato infatti fermato per un controllo nei pressi di Andagna in Valle Argentina, mentre la sua autorizzazione riguardava la Val Nervia. Il cacciatore, che fra l'altro è un esponente della Federazione Italiana della Caccia, aveva appena abbattuto una femmina di capriole, per questo ora gli sarà sospesa la qualifica di selecontrollore che consente di effettuare questo tipo di caccia. L'assessore provinciale Paolo Leuzzi ha evidenziato che avrebbe auspicato che coloro che rappresentano tutti gli altri cacciatori, li dirigono e li coordinano, fossero all'altezza di rappresentare un modello per i tanti e numerosi amanti dell'arte venatoria che si comportano correttamente, piuttosto che essere di pessimo esempio. La lieve pioggia di questa mattina sulla costa, nell'entroterra, in particolare lungo la statale 20 del Col di Tenda, si è trasformata in neve. Lo stesso dicasi per Monte Bignone, sulle alture sanremesi, sul Monte Faudo, alle spalle d'Imperia, e lungo la Savona-Torino. Solo nevisco invece lungo il tracciato della statale 28 del Colle di Nava. Per gli appassionati di sci, una buona notizia, in quanto è garantita neve sia a Monesi che in tutte le stazioni sciistiche piemontesi. Bene, noi facciamo una breve pausa, ci sentiamo.
Imperia TV sbarca su Twitter, la nostra emittente infatti è ora presente con un proprio profilo sul social network, sarà quindi possibile seguendoci ricevere direttamente anche su Twitter tutte le notizie del Ponente Ligure e i link attraverso i quali vedere appunto i nostri servizi. Si sono conclusi ad Aurigo i festeggiamenti dedicati alla conversione di San Paolo. A chiudere in bellezza è stato ieri pomeriggio il coro Mongioia con un concerto nella chiesa parrocchiale del paese della Valle Impero. I servizi. In occasione della festa per la conversione di San Paolo ad Aurigo in Valle Impero sono state organizzate una serie di iniziative. Il 25 gennaio è stata celebrata una messa al santuario dedicato al santo e al termine della funzione religiosa sono stati presentati gli atti del convegno realizzato in precedenza e dedicato al restauro del portale della chiesa. I festeggiamenti si sono conclusi domenica 27 con un concerto del coro Mongioia nella chiesa parrocchiale. Del noto coro imperiese, fra l'altro, fanno parte Piero e Augusto Ferrari, entrambi di Aurigo. Al coro, al termine dell'esibizione, è stata donata non la solita targa, ma un'apprezzata cassa di vino aurighese. A conclusione dei festeggiamenti è stato annunciato il prossimo avvio del restauro della grotta della chiesa. L'intervento riguarderà la riproduzione della grotta di Lourdes, che si trova all'interno della parrocchiale e sarà mirato soprattutto a eliminare pericolose infiltrazioni di acqua e umidità. Il comune di Andora aiuta l'apertura di un ufficio di stato civile in un villaggio rurale del Burkina Faso. L'amministrazione, guidata dal sindaco Franco Floris, ha infatti aderito al progetto Bravo promosso dalla comunità di Sant'Egidio, che ha destinato alla tutela dei bambini. Il progetto mira primariamente alla dotazione del materiale necessario alla registrazione dei bambini all'ufficio di stato civile e alla formazione del personale. Senza registrazione, infatti, i bambini sono condannati ad una vita senza diritti e senza poter contare su alcuna assistenza. A questo fine il progetto prevede anche la realizzazione di spettacoli portati in giro da un teatro mobile che permetteranno di rendere consapevoli anche coloro che non sono alfabetizzati all'importanza della registrazione di stato civile. Il Comune di Andora ha partecipato al progetto con un contributo di 5.000 euro. Ricordiamo che l'orchestra giovanile del Ponente Ligure cerca giovani musicisti e allora vediamo come si può aderire. L'orchestra giovanile del Ponente Ligure cerca giovani musicisti per la stagione concertistica 2013 e per tutti gli strumenti. Per poter aderire è necessario avere un'età compresa fra i 6 e i 20 anni ed avere almeno 2 anni di studio di uno strumento. Gli interessati possono contattare l'orchestra giovanile del Ponente Ligure al 333 20 47 279 o inviare una mail a ligeiaimperia@gmail.com entro il 2 febbraio. L'audizione è prevista domenica 3 febbraio. Bene, ora vediamo i lavori sull'autostrada dei Fiori da partire da oggi fino al prossimo weekend e poi ci interesseremo del quadro meteo. Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona a confine di Stato da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio. In direzione Francia carreggiata nord, Traspotorno e Fellino riduzione della carreggiata da 2 ad 1 corsia per adeguamento delle barriere di sicurezza, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Imperia Ovest ed Arma di Taggia, riduzione della carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza e realizzazione di un bypass da lunedì a domenica, anche notturno, e carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta da martedì a venerdì, anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud tra Arma di Taggia ed Imperia Ovest, scambio di carreggiata per bonifica alla galleria Giamanassa da martedì a venerdì, anche notturno. Riduzione di carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza da lunedì a domenica, anche notturno.
tra Finale e Feglino, riduzione della carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza da lunedì a venerdì anche notturno. Presso la barriera autostradale di Ventimiglia, in entrambe le direzioni di marcia, l'Autofiori evidenzia la messa in opera dei cantieri relativa al rinnovo dell'intero piazzale, per cui gli utenti si sono invitati a prestare maggiore attenzione durante il transito. Uno sguardo al quadro meteo, la temperatura minima di oggi è registrato 7 gradi, 11 gradi la massima, 14 del mare, umidità 64%, vento da nord-est ad una media fra 5 e 15 km orari, cielo regolarmente nuvoloso, mare poco mosso, pressione 1011 ectopascali in aumento. Le previsioni per domani e per i prossimi giorni: domani sarà generalmente poco nuvoloso, i venti deboli dal primo quadrante, mare tendente a poco mosso, possibile lieve calo delle temperature minime e recupero le massime. Tempo sostanzialmente stabile nelle 36-48 ore successive, con ampio soleggiamento e possibile formazione di nebbia sul versante padano. Domani è martedì 29 gennaio, il sole sorge alle 7.48, tramonta alle 17.34, la luna è in fase calante, cala alle 8.30, leva alle 20.21. E prima di salutarci torniamo un attimo sulla notizia di apertura, ricordiamo appunto della mobilitazione dei commercianti ed artigiani che si è svolta a Sanremo. Durante l'assemblea è stato infatti trasmesso un collegamento da Roma via internet del presidente nazionale della Confcommercio Carlo Sangalli, che vi riproponiamo. Bene, grazie a tutti e buona serata. Di tante parole, la situazione che stiamo vivendo da troppo tempo. Si muore di fisco per troppa pressione fiscale, perché il prelievo per un contribuente in regola supera il 56%, perché un sistema impositivo barocco chiede alle imprese di sopportare costi amministrativi per circa 2,7 miliardi di euro l'anno. Si muore di un credito divenuto chimera. In 8 mesi sono stati erogati alle aziende il 76% in più della media dell'Unione Europea. In Italia gli adempimenti fiscali e amministrativi per un'azienda sono circa 120 in un anno, uno ogni 3 giorni. Così è a rischio il futuro degli artigiani, dei commercianti, delle imprese che producono bene. E cari amici, prima di tutto desideriamo esprimere il più sincero ringraziamento ai presidenti, ai direttori e in generale a tutti coloro che operando all'interno di Casa Artigiani, saluto il presidente Basso, di CNA, saluto il presidente Malavasi, Confartigianato, saluto il presidente Merletti, Confesercenti, saluto il presidente Venturi e Confcommercio, mi autosaluto, si sono impegnati con grande passione per la riuscita di questa giornata di mobilitazione. Grazie davvero ad uno e a tutti voi. Oggi si alza in Italia la voce di centinaia, di migliaia di imprese per chiedere una svolta nella politica economica del nostro Paese. È la voce delle imprese, delle professioni del commercio, dell'artigianato, dei trasporti, del turismo e dei servizi di mercato che oggi per la prima volta insieme si mobilitano in tutta Italia per chiedere alle forze politiche di puntare sulla ripresa e di investire sullo sviluppo. È una voce forte, determinata, responsabile, di gente abituata da generazioni a pagare di persona con il proprio lavoro, ad investire le proprie risorse, a costruire e gestire attività a servizio delle persone, delle famiglie, del territorio. È la voce
di migliaia di imprenditrici ed imprenditori che oggi in ogni parte del paese hanno deciso di condividere una volta di più le ragioni profonde del nostro stare insieme. Condividere cioè il convincimento che, come annotavamo fin dall'esordio del nostro manifesto fondativo di Rete Imprese Italia, il futuro del paese è inscindibilmente legato alle piccole e medie imprese e all'impresa diffusa, struttura portante dell'economia reale. Dunque, la nostra richiesta è anzitutto una richiesta di futuro. Moltissimi dati statistici ci raccontano la durezza della crisi con cui l'Italia si sta confrontando, ma vi è un cronometro che a nostro avviso scandisce con particolare efficacia il tempo della più lunga ed aspra recessione dal dopoguerra. È il cronometro che segnala che nel 2012 nel nostro paese ha chiuso un'impresa ogni minuto. Ecco, in fondo basta questo dato a spiegare le ragioni della nostra giornata di mobilitazione. Guardate, è vero, crisi e recessione non ci hanno fatto sconti e in questi anni tante donne e tanti uomini del popolo del fare impresa hanno visto franare progetti di vita e possibilità di futuro. Ma noi siamo gente tosta, gente che lotta ogni giorno, gente che non demorde, che non tira i remi in barca e siamo qui per dirlo tutti insieme e da gran voce: senza impresa non c'è futuro, senza impresa non c'è salvezza dell'Italia, tutti insieme e da gran voce, perché ce n'è bisogno nel tempo della campagna elettorale e dalla vigilia di una legislatura davvero decisiva, decisiva per rispondere ai costi economici e sociali della grande crisi e per le scelte utili a rimettere in moto crescita ed occupazione, decisiva per le riforme istituzionali e per una rinnovata credibilità della politica. Chiediamo futuro e proponiamo di costruirlo muovendo dalle ragioni dell'economia reale, dalle ragioni insieme delle nostre imprese e del lavoro. Bene quindi avere messo in sicurezza i conti pubblici, come un bene è stata la riduzione del costo del finanziamento del debito pubblico. Ma con il solo rigore al passo di carica non si va lontano. E senza crescita è del resto assai difficile far quadrare gli stessi conti pubblici. Dunque è ora di portare alla ribalta delle decisioni politiche proprio le ragioni della crescita e dell'equità, tenendo insieme in Europa ed in Italia dinamicità dell'export e tonicità della domanda interna, politica industriale e politica per i servizi, crescita ed equità in Europa con l'avanzamento del progetto di una compiuta unione economica e politica che sospinga investimenti in infrastrutture, in innovazione, in capitale umano e sociale, crescita ed equità in Italia, attraverso l'avanzamento celere dell'intero cantiere delle riforme economiche e sociali per affrontare la crisi di produttività e di competitività del nostro Paese. Nel corso degli ultimi 10 anni si è troppo spesso rinviata la soluzione di questi nodi e il risultato è sotto gli occhi di tutti.
L'Italia è oggi un paese più povero in cui il PIL, il prodotto interno lordo ed i consumi pro capite hanno fatto un balzo all'indietro di quasi 15 anni. Per questo chiediamo alla politica di non mettere in liquidazione le imprese. Guardate, noi sappiamo benissimo che molto dipende anche dalla capacità e dalla responsabilità del mondo delle imprese e del lavoro di cooperare per generare cambiamento ed innovazione. Ma diciamocelo chiaramente, è altrettanto evidente che il ruolo della politica resta determinante, tanto per la risposta alle emergenze, quanto per la costruzione di un futuro diverso e migliore, che poi è il ruolo, voglio dire, di una buona politica che sceglie di misurarsi sul terreno dell'etica pubblica, della sobrietà, dei costi, della credibilità. Il terreno cioè di una comune responsabilità repubblicana. È una responsabilità preziosa questa della buona politica per fare dell'Italia un paese normale. Un paese normale, ad esempio, in cui fare impresa non significhi né la quotidiana odissea dello scontro con una burocrazia barocca e miope, né l'estenuante ricerca di un credito bancario sempre più difficile da ottenere. Un paese normale in cui fare impresa non significhi dover scontare i tempi biblici di pagamento delle pubbliche amministrazioni, facendo comunque puntualmente fronte ad una mole di tasse che per il contribuente in regola sono arrivate oggi al 56% circa di pressione fiscale complessiva. Un paese normale, dove fare impresa invece significhi avere certezza del diritto, cioè legalità, e una giustizia civile tempestiva, significhi disporre di infrastrutture e servizi pubblici efficienti, significhi costi energetici secondo standard europei. Un paese normale, un paese quindi che consideri le sue piccole e medie imprese e l'impresa diffusa una risorsa da accompagnare lungo il percorso del cambiamento, dell'innovazione, della crescita e non come una marginalità da superare. È questo il paese che chiediamo e per cui lavoriamo. Un'Italia che scelga di valorizzare la sua cultura ed il suo turismo, il suo territorio, le sue città, le filiere del Made in Italy e la Green Economy, il suo mezzogiorno per costruire occupazione, in particolare, lo vogliamo dire con forza, occupazione per le donne e i giovani. La nostra richiesta, la richiesta di un paese normale si rivolge dunque alla politica. Ed è una richiesta esigente e severa, esigente, perché vogliamo vedere i programmi elettorali e misurarli sulle esigenze tanto delle imprese che noi rappresentiamo quanto degli interessi generali dell'Italia. Ma è anche una richiesta severa, perché non ci accontentiamo né di promesse né di sogni e diffidiamo di ogni scorciatoia. E da chi ci chiede
cosa siamo disponibili a dare in cambio di questa politica, noi rispondiamo che ogni giorno diamo all'Italia occupazione, stabilità economica, coesione sociale, prodotti e servizi che ampliano ed arricchiscono il mercato, investendo e pagando di persona. E diciamo anche che noi non chiediamo privilegi, ma opportunità e strumenti per ritornare a crescere. Alla politica chiediamo perciò parole di verità sui tempi ancora difficili che ci attendono. Chiediamo impegni puntuali e coerenza di azione. Siamo gente concreta, sapremo valutare e distinguere. E che se, e guardate, la dico così, se ancora siamo in periodo di saldi, su questo di sconti non ne faremo a nessuno. Le nostre richieste del resto sono chiare e si ritrovano nel documento che abbiamo voluto titolare Le nostre ragioni. Sono le ragioni dell'avanzamento di una vera e propria chirurgia ricostruttiva della spesa pubblica e dell'azione di contrasto e recupero di evasione e delusione come condizioni per la progressiva riduzione della pressione fiscale. Un livello record di pressione fiscale che fiacca, che indebolisce drasticamente investimenti e consumi e che ci fa chiedere la definitiva archiviazione di un ulteriore incremento dell'aliquota IVA. Sarebbe un'ennesima e controproducente doccia gelata per la ripresa. Torno quindi alle nostre ragioni, che sono poi le ragioni di decise dismissioni di patrimonio pubblico, a partire da quello immobiliare per abbattere il debito. Sono ancora le ragioni di una complessiva razionalizzazione del perimetro della funzione pubblica. Sono le ragioni del miglior collegamento tra scuola, università, mondo del lavoro, del nuovo apprendistato e della formazione continua, della flessibilità governata e contrattata, del contrasto del lavoro nero e della riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro. Soprattutto le nostre ragioni sono le ragioni della crescita qualitativa dell'impresa diffusa attraverso la crescita della produttività. Una crescita che chiama in causa i percorsi di accesso al credito, all'innovazione, all'export e alla internazionalizzazione, nonché la costruzione di aggregazioni di rete. C'è tanto da fare e certamente tutto questo crea un importante spazio anche per Rete Imprese Italia per svolgere al meglio la sua missione associativa. Guai se veniamo meno a questo compito. Queste, in conclusione, sono le nostre ragioni, le nostre richieste, la nostra visione di quanto occorre per il nostro Paese, per l'Italia. Le faremo strumento di confronto con le forze politiche e con i candidati dei diversi schieramenti alla Presidenza del Consiglio. Diremo loro delle nostre ansie e delle nostre fatiche, ma anche della nostra fiducia in un'Italia operosa che è abituata a lavorare duro ogni giorno ed in ogni mercato e che mantiene intatta la passione di fare impresa. È l'Italia produttiva, è l'Italia che noi rappresentiamo
che non frequenta i salotti buoni e che non ha santi in paradiso e che dei paradisi fiscali non conosce neppure l'indirizzo. È questa. È questa la nostra Italia, con solide radici e proprio per questo capace di resistere e di cambiare, soprattutto nei momenti più difficili. Al popolo del fare impresa, cioè a noi, è particolarmente cara l'esortazione del presidente Napolitano a non limitarsi ad invocare la crescita e a riconoscere che, come dice il presidente Napolitano, si può avere crescita soltanto attraverso una molteplicità di azioni pubbliche, di impegni di impresa, di forme di mobilitazioni delle energie produttive, lavorative e sociali. Noi di Rete Impresa Italia, di un'Italia produttiva che ogni giorno rischia e si confronta con le sfide del mercato, ne siamo convinti. È questa la comune responsabilità repubblicana che davvero vorremmo che orientasse l'opera dei protagonisti della prossima legislatura, chiunque ci governerà, perché questa è in definitiva la scelta di campo che chiediamo. Affrontare la sfida della crescita e del futuro dell'Europa e dell'Italia dalla parte delle ragioni dell'economia reale, delle ragioni delle imprese e del lavoro. Tutti insieme, forze politiche, mondo delle imprese, mondo del lavoro, tutti insieme ce la faremo a vincere questa sfida, perché il declino non è ineluttabile e perché un'Italia migliore è possibile. Vi saluto, vi salutiamo e vi ringraziamo tutti. Grazie.